sono abituato a guidarli. Perché non viene Tony? Andiamo a vedere il boss. Solo quelli importanti possono sapere dove va quando non è qui. Quindi zitto e lavora. Lo sapevo che ascoltarli avrebbe dato i suoi frutti. Ora non mi resta che restare attaccato al camion e aspettare che mi porti dal ciccione. Digli che la consegna è pronta, io penso al camion. Ok, capo. Ho una soluzione per questa porta. La ragnatela ionica. Vedo Spider-Man! Mandami il conto della tintoria. Non facciamoci del male. No, dai, facciamocelo. Non esiste. È la mia occasione per contrastare la corazza. Il dottore ha prescritto ragnatele ioniche per tutti. Nessuna corazza mi protegge dall'idiozia. Dividiamoci, prendiamo il controllo. Ok. Stabilite un perimetro, guardie a tutti gli accessi. Va bene. Se qualcuno non lavora, andrà ad arricchire le mie statistiche degli arresti. Signor sì, signore. Mantenete il contatto radio. Rapporto ogni 5 minuti. Faccio girare la voce. Il capo vuole che tutti facciano doppi turni. Lo dico ai ragazzi. La task force coi criminali? No. Chi l'avrebbe mai immaginato, a parte tutti? Oggi ho imparato una lezione. Prendere a calci i cattivi è divertente. A volte mi stupisco da solo. Come faccio a resistere? Wow, questa armatura spacca. Niente ci può fermare ormai. Sì, Kingpin fa paura, ma preferisco lavorare per lui che per Bimbo Osborn. Quello ha dei problemi. Ho il ragno! E il polso sei tu! Tua mamma ti diceva che potevi diventare quello che vuoi. Spider schiaffi! Sto provando il mio... Non ci sono più, Sono corazze da elegantoni. Ma rimanete delle lumache. Violazione di proprietà. Assalto a pubblico ufficiale. Ti tieni occupato, Spider-Man. Puoi aggiungere altri crimini. E voilà! Perché non sono... Se non hai capito che quegli scagnozzi servono solo a rallentarti, sei sciocco, Spider-Man. Ma che diavolo! Lo vedo! E ora prenditi un attimo per pensare ai tuoi errori. Eccolo! Boia! Centrale, ho del movimento. Lo sai quanto mi stai costando? Ma sta arrivando il conto! Spider-Man!
I soldati scelti della Task Force non mi sembrano così scelti. Immagino che sarai pieno di te, Malanotte e Giovane. È il mio giorno fortunato. Eccolo! È lì! Quelli con le corazze danno ordine a tutti gli altri. Vediamo se posso impedirlo. Dicono che i cattivi non sanno di essere cattivi. Una corazza non vale più del suo contenuto. E questi contenuti? Scadenti. Prego, Spider-Man, dica agli agenti di polizia. Sarò un filmato bellissimo. Basta trucchetti! Combattiamo da uomo! Una vita patetica come la tua è inevitabile. Alle piccole vittorie. Ti credi un eroe? Ho fatto più io per questa città di quanto tu possa sognare. Non so quanto ti paghino, ma è troppo. Inizio a perdere la pazienza. Insetto. Eccolo! Lo fai apposta a muoverti così lentamente? Cosa sei? Una specie di mimo? Ho il ragno! Che cos'è? Bersaglio individuato! Ci sarà un motivo se mi trovano stupefacente? Se sei lì farai meglio a rispondere. Se fossi veramente cattivo ti metterei del becchime in testa. Eccolo! È lì! Non prenderti male! Non sei bravo! Ehi, tutti con me, qui! Vedila come una felpa appiccicosa e puzzolente! Che cos'è? Cos'è? Topo? Vedo il ragno! Ehi, tutti con me, qui! Preferisco i robot tutta la vita. Almeno quelli stanno zitti. Potrei vedermi costretto a intervenire personalmente. È come sui tappeti elastici, vero? È lavabile con un po' d'acqua fredda. Ti impegni così poco? Mi sembra che mi manchi di rispetto.
Sentiti onorato. Mi sono impegnato al massimo. Basta giochetti, Ciccio Pasticcio. Siamo solo io e te. Ho il ragno! Adesso si ragiona. Lo vedo! Ah, niente musica? È più taccagno di Jameson. Ah, sento puzza di grasso e di burrito. Senza offesa per i burrito. Un po', c'è il signor Kingpin. Bel nome, devo dire, ma sull'aspetto fisico abbiamo molto da lavorare. Ho l'impressione che sia così. Non ho la più pallida idea di cosa tu stia dicendo. Ti dirò che sono colpito. Prendi il controllo del crimine di New York sotto il naso di tutti. Sei un noto corrotto, eppure sono lì a baciarti le chiappone. Che poi, dico io, non è facile. Sono così larghe che fanno provincia. L'unico criminale che vedo è l'uomo mascherato che sta violando la mia proprietà privata. Un violento giustiziere che il Daily Bugle ha definito una minaccia. Ok, vediamola così. Ma in un modo o nell'altro per te è la fine. E ora minacci pure. Credo che Jonah Jameson mi definirà un eroe quando ti avrò ucciso. Per difesa personale, si intende. Hai liberato Cletus Cassidy. Non l'hai fatto solo per eliminare i tuoi rivali, ma anche per spaventare la gente. Così una volta al potere avresti fatto la figura di chi risolve il problema. Chi lo risolverà il problema? Eh? Tu? Che vai in giro in calzamaglia come un adolescente con un delirio di onnipotenza. Io vivo nel mondo reale, Spider. Sei così grasso che non si capisce se sei in piedi o sdraiato. Balliamo con Spider-Man! Sentite la scossa del ritmo sismico! Sei così grasso che per fotografarti tutto ci vuole un elicottero! No? Venite qui immediatamente! Devo combatterlo da solo! Questa gente non si aspetta chissà cosa. Vuole solo un mondo sensato. Dove se stai lontano dai brutti quartieri, nessuno ti fa male. Vuole ordine. Ti sbagli. La gente vuole giustizia. Vuole sapere che se lavora duramente e rispetta le regole che valgono per tutti, non avrà problemi. Tu vivi nel mondo delle favole, ragazzo. Attenzione al numero! Spider-Man non ripete! Polizia brutale? Ah! Non sai cosa significa! Vieni da papà! Oh.
adesso, eh? Spider-Man non fa favoritismi e nemmeno la scossa sismica. Sei così grasso che se ti vesti di giallo la gente ti urla taxi! Serve una bella scossa. Ok, questa faceva pietà. Sei così grasso che ogni volta che fai un giro su te stesso è il tuo compleanno. Ho abbastanza di te. È come sui tappeti elastici, vero? Sei così grasso che influenzi la... Per cosa vi pago? Venite qui! Le persone vogliono qualcuno che prenda le decisioni difficili. Qualcuno che faccia girare il mondo per poter continuare a condurre la loro patetica esistenza. Sapete, potere, c'è qualcuno con le spalle larghe. Ehi, ho capito! Da piccolo sei stato vittima dei bulli e vuoi fare gente. Se vuoi fondare una software house, fai pure. Ma se inizi a fare del male alla gente, diventando un bullo a tua volta, mi tocca fermarti. Come osi? Non sai nulla di me. Non sai cosa ho passato. Non hai idea di cosa ho fatto per sopravvivere. Raccontami, sentiamo. Hai ascoltato? Cletus Cassidy? Se ne vai così fiero, raccontami tutto. Vediamo come te la cavi nel corpo a corpo. Ecco cosa sono. La mia scossa sismica non dimentica nessuno. Sei così grasso che potrei farti arrestare per consumo di crack. Ovviamente intendevo cracker, giusto per chiarirci. Sei così grasso che per fotografarti tutto ci vuole un elicottero. No? Pubblico difficile. Potrebbe essere peggio. Potrei essere l'uomo muco. Spider-Man non fa favoritismi. E nemmeno la scossa sismica. Sei così grasso che non si capisce se sei in piedi o sdraiato. Serve una bella scossa. Ok, questa faceva pietà. Sei così grasso che se ti vesti di giallo, la gente ti urla taxi! Non sono uno stupido Spider-Man. Non ho ammesso nessun reato. Non infrango la legge. Non ci sono prove contro di me. Ho le prove che hai pagato Kraven. No! L'ha pagato la Task Force. Come consulente. Sono basito e sconvolto che abbia fatto qualcosa di male. Ammesso che sia vero. È stato assunto per la sua abilità e per la sua inflessibile etica, per la quale non tradisce mai un cliente. Kraven non ti venderà, ma Cassidy sì.
Quel pazzoide? Oh, ma dai! Nessuno crederebbe alle sue parole. E inoltre, bisognerebbe essere matti per parlare direttamente con uno come lui. Ti assicuro che non sono uno stupido. Caro Spider-Man, temo che l'unico criminale qui sia tu. È tutto da vedere. Non è un film d'azione, ragazzo. Il fatto di essere giovane non ti permette di hackerare la mia security e di accedere ai miei... Come hai fatto? Chi è che sottovaluta chi? Fermati! Io esigo che tu... A tutte le unità, Max Dillon è fuggito ed è a piede libero nel settore 4. Che cosa hai fatto? Non so di che cosa stai parlando. Grazie per avermi mostrato i miei punti deboli. Ti assicuro che al tuo ritorno saranno spariti. Usando i generatori per farsi uno scudo d'energia. Devo farli fuori. Il peggio è a Times Square. Attenzione!